Ciao ragazzi, non sono morto, sono ancora qua. Sono qui per dirvi due semplici cose. Domani, il 20 maggio, ci saranno le elezioni su Imperial. E ovviamente la 47 Corporation si è candidata. Non sono precandidati, ma vi posso assicurare che la lista è qualcosa di spaziale. Tutti ragazzi con ottime esperienze, tutti ragazzi perfetti. Quindi vi consiglio di andare a votarli domani. Poi ovviamente sono di parte, ma ve lo dico con tutto il cuore, sono degli ottimi ragazzi. Altra cosa, il 24 maggio ci saranno le elezioni comunali, quindi con sistema completamente diverso. Ma stavolta stiamo parlando di Neotecno, server aperto da pochissimo, che dà comunque molta speranza per i nuovi roleplay in Italia. E vi consiglio anche qui di andare a votare. Ovviamente troverete l'IP sia di Imperial che di Neotecno e anche di Metropolis in descrizione. E adesso direi di fare una cosa un po' carina, visto che comunque se no il video dura poco. Dato che su Neotecno io sono un professore, direi di andare a leggere qualche compito che mi ha fatto particolarmente ridere. Ovviamente il nome non sarà detto, il nome sarà censurato, però vi posso assicurare che ci faremo un sacco di risate. Ok ragazzi, questi qua sono gli archivi, adesso cerco un compitino divertente caruccio e ce lo leggiamo insieme. Ok, questo è il primo compito che vi faccio vedere. È di italiano, parla dell'Orlando Furioso. Mi ricordo che lo assegnai io agli alunni che erano in classe in quel momento. E la cosa che mi ha fatto particolarmente ridere è qui alla fine, che la ragazza ha scritto che amava tre cose: scrivere poesie e trame di amore, latino e lettere e le ragazze. Ora io dico, con l'XD finale, io dico, capisco cosa vuoi intendere forse, però non so se sia abbastanza corretto, possiamo dire, inserire questa frase all'interno di un compito d'italiano. Non mi ricordo quanto gli ho dato, però mi ricordo che mi ha fatto spaccare dalle risate. Altro compitino, questa volta parliamo di diritto. La lezione l'avevo sempre assegnata io, il compito l'avevo sempre assegnato io. Questo ragazzo, dopo, penso, non so, 30 minuti real, proprio real, di spiegazione, gli assegno di descrivermi la formazione del governo ed eventuali elezioni su come funzionassero, mi scrive questo: il governo è formato da ministri, premier, partito, presidente, dei ministri, tutti questi vengono eletti dal popolo grazie ad una votazione. Io tipo, what the fuck?